Buongiorno, apriamo il consiglio. Passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presenti, due assenti giustificati, il consigliere Ferrauto e il consigliere Tosatti, mi correggo, sono tre giustificati, e la consigliera Zitoli. Scrutatori odierni. Scrutatori odierni. Il consigliere Pompei, il consigliere Rinaldi, il consigliere Ciancio. Grazie. Passiamo al primo punto dell'ordine dei lavori, proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6,2 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta inviata dalla Direzione Trasporto Pubblico Roma Servizi per la Mobilità avente ad oggetto modifica linea 660. Relatore, prego consigliere. Grazie Presidente, sostanzialmente questa è la modifica di una linea che abbiamo discusso in Commissione, la Commissione si è espressa con parere favorevole, la linea nel particolare è la 660, era la linea che collegava il capolinea di Colli Albani con l'area dell'Appia Antica, sostanzialmente adesso si sposta il capolinea, cioè da Colli Albani ad Arco di Travertino, in modo da prendere anche tutta un'altra fascia rispetto a quella precedente, e viene anche allungata, quindi adesso sostanzialmente questa linea avrà anche una funzione turistica perché arriverà presso il parco dell'Appia Antica, Cecilia Metella, fino alle catacombe di San Sebastiano essenzialmente. Quindi in commissione noi l'abbiamo visto come una modifica positiva, sia perché raggruppa una maggiore percentuale di cittadini e sia perché collega anche a livello turistico due aree, una del nostro municipio e una dell'ottavo municipio, che sono strettamente legate ma paradossalmente molto lontane, perché questo collegamento, questo prolungamento precedentemente era assente. Questo è quanto, grazie. Grazie consigliere. Interventi, prego. Grazie Presidente, grazie al relatore che ci ha illustrato una proposta che hanno studiato in terza commissione, cioè una proposta che arriva, una modifica che arriva dall'ottavo municipio, che apparentemente potrebbe sembrare lodevole. Io devo dirvi che invece è come al solito qualcosa che dovremmo respingere al mittente. Il tratto di cui dice che spostare la fermata vuol dire praticamente
obbligare, prendere meno utenza, perché tutta l'utenza di Colle Albani e delle strade limitrofe, via Menghini, via D'Avila, via Riccia, via Botero, non saranno più in prossimità delle fermate del 660. Poi, voglio dire, la linea precedente che arrivava a Cecilia Metella è efficientissima, perché una piccola passeggiata fino al Tempio e poi alle catacombe non creava nessun pregiudizio alla mobilità, anzi, una linea di grande pregio e di grande valenza. Non capisco la richiesta dell'ottavo municipio, io la vorrei vedere. Siccome tocca e conduce utenti che arrivano, devono arrivare a una zona bellissima, cioè una zona del Parco dell'Appia, quindi lambisce il Parco della Caffarella, io non capisco questa variazione, cioè in giallo la parte nuova e sopprimere questo tratto che invece, ragazzi, ragionate bene in commissione rispetto a quello che si fa. Quant'è il bacino d'utenza di Colle Albani che si muove o si voglia muovere in direzione del Parco dell'Appia? I flussi sono stati studiati realmente, ma quali cittadini l'ottavo municipio deve condurre a San Sebastiano, mi domando? È una mobilità che riguarda esclusivamente il territorio dell'ex nono municipio e soprattutto del settimo municipio, perché dalla metro di Colle Albani e di Arco di Travertino potevano assolutamente, come dire, rivolgersi a questo percorso senza assolutamente compromettere. Qui c'è stato un taglio bello e buono. Poi il documento che arriva dall'Agenzia della Mobilità, se lo guardate bene con attenzione, forse o non è stato guardato bene, ecco, vi fa vedere tutte le strade che prima con l'Albani serviva questa linea 660. Ora non è così. Ora da Arco di Travertino scende dritto, prende via dell'Almone, arriva all'incrocio della Caserma, gira a destra per raggiungere San Sebastiano. Ma per noi andava più che bene che raggiungesse l'Appia, Cecilia Metella, e da lì 200 metri in avanti raggiungeva anche le catacombe. Questo è un taglio mascherato. Io vorrei capire quale richiesta ufficiale, basata su quale motivazione, arriva dal municipio ottavo. E nel municipio ottavo, voglio dire, c'è una maggioranza che pienamente potremmo condividere, però io lo dico sulla base delle misurazioni fatte. Quanti utenti raccoglie? Cioè, fatevi i conti, guardate l'autobus quando arriva, il 660, quando arrivava in prossimità della pasticceria a Colle Albani, e poi vedete invece adesso che è diversa la questione. Io vi inviterei a fare un emendamento, se si può, è un parere, ma come dire, una nota in cui si chiede, sì, potete pure allungarla dall'altra parte, però il tratto precedente che serviva proprio il quartiere, le piccole strade, mi sembra piccolo il tragitto, ma da Colle Albani ad arrivare all'Arco di Travertino, cioè, è un'altra cosa. Se noi vogliamo che arrivi addirittura il turista che scende dalla metro e prende l'autobus, è ovvio che Colle Albani è una fermata della metro, anzi è più centrale. Forse a dire il vero, per quello che poteva essere una variante condivisibile, era quello di lasciare a monte la fermata di partenza e magari farla ambire come via Arco di Travertino, in un percorso più giusto, più corretto. Questo è quanto. Ascolto, io non sono in commissione, prima il vicepresidente mi ha chiesto, che non conosceva bene la situazione di questo mutamento. Non è una cosa che possiamo avallare, lo dico perché ce ne accorgiamo poi col tempo, ce ne accorgeremo col tempo che è un qualcosa che onestamente i cittadini, ma forse
una tipologia particolare di persone che da Colle Albani doveva raggiungere il punto più bello, perché del resto lì c'è il posto dove c'è il deposito delle biciclette, si può percorrere via Piantica pedalando sia in su che in giù, è un punto baricentrico il posto del 660. Così facendo costringiamo a far allambire su questa strada a doppio senso di circolazione che lambisce il parco della Caffarella e ritorna indietro per raggiungere la chiesa di San Sebastiano, le tombe e le catacombe. Io questo mi sento di suggerire, e naturalmente con il disastro che c'è, e stamattina i giornali ne parlano, ci accontentiamo di una modifica quando la situazione è veramente drammatica rispetto al servizio che sta dando e continua a dare il trasporto pubblico a Roma. Questo è quanto. Mi auguro che nei prossimi interventi ci siano dei chiarimenti o qualcosa di nuovo, ma guardando onestamente l'elaborato arrivato dall'Agenzia della Mobilità, come dire, qua è densamente abitato, qui invece è una strada dove farà una o due fermate. L'allungamento non produce utenza in più per il sito finale della linea 660. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Prego consigliere Giannone. Sì, grazie presidente. Allora, atteso che quando si parla di tagli si parla di cesure in senso assoluto, invece a veder bene il prospetto il taglio si tratta di una sostituzione di un tratto, quindi di un taglio di una riduzione di percorso da un lato in partenza e un allungamento nell'altro, quindi in coda alla linea. Abbiamo valutato in commissione l'articolazione della linea stessa così come viene proposta, e da un'analisi della linea in realtà si vede che il tratto eliminato è il tratto che da Colle Albani passava per l'arco di Travertino, quindi zona Appia, lato arco di Travertino. Ora, come tutti voi sapete, il tratto Colle Albani arco di Travertino è coperto dalla metro A, ci sono circa 1,5 minuti di percorrenza. Quindi abbiamo valutato questa condizione per cui la riduzione nel tratto di partenza certamente c'è, quindi c'è un accorciamento, però è un tratto che è coperto dalla metropolitana, quindi gli abitanti di via Mario Menghini, largo Colle Albani eccetera prendono la metropolitana, arrivano in 1,5 minuti ad Arco di Travertino, lì trovano il capolinea degli autobus di fronte proprio alla metro, si imbarcano sul 660 e arrivano non già più a Cecilia Metella ma lì alla zona della Basilica di San Sebastiano, dove ci sono le catacombe, che è un posto effettivamente turistico. Quindi abbiamo valutato in commissione che a fronte di una riduzione della partenza, il beneficio, quindi si tratta sempre di una valutazione costi-benefici, perché anche noi avremmo voluto un allungamento assoluto, noi vorremmo l'allungamento di tutte le linee, un incremento della rete dei trasporti, ma sappiamo che il mondo dei sogni è un'altra cosa, dobbiamo attenerci a quelle che sono le realtà, poi magari in futuro si potrà ripristinare. Il tema è che dobbiamo capire cos'è meglio, se ridurre un pezzettino coperto già abbondantemente da trasporti, perché ci sono lì anche altre linee che passano, e comunque sia ci sta tornando da Arco di Travertino ci sono altre linee, quindi in sostanza
capire se era meglio mantenere il tratto già coperto da una linea di metropolitana che impiega a coprire quel percorso, permette di coprire quella distanza Colli Albani, Arco di Travertino in 1 minuto e mezzo, o invece allungare una linea turistica, tra parentesi, verso la Basilica. Ricordo che quella linea non è per i residenti, onestamente, perché non è che io vado a fare la spesa alla Basilica di San Sebastiano o alle Catacombe, evidentemente è una linea turistica e sappiamo che i turisti comunque utilizzano la metropolitana, quindi venendo dalle varie zone della città, anche nella zona di Colli Albani ci sono parecchi bed and breakfast, ci sono parecchie strutture ricettive. Quindi non è difficile per costoro prendere la metropolitana e arrivare ad Arco di Travertino invece che a fermarsi a Colli Albani, quindi una fermata in più, e avere la possibilità di arrivare direttamente alle catacombe, catacombe che sono effettivamente molto più frequentate di Cecilia Metella. Quindi da questo punto di vista, volendo fare l'interesse della maggior parte dei fruitori, non ci è sembrata una cattiva proposta. Sappiamo, ormai abbiamo imparato, che comunque l'Agenzia della Mobilità monitora i flussi in salita e discesa, quindi poi valuteremo con la variazione attuata, perché non è ancora attuata, quindi non so come faccia a capire che adesso non funziona, adesso il 660 vuoto, visto che è ancora il 660 che parte da largo, non so com'è che si fa a dire che adesso è vuoto, visto che adesso è ancora quello che parte da Colli Albani, quindi adesso vedremo se sarà vuoto o pieno, quindi capiremo poi in commissione se effettivamente questa modifica è stata una cosa, semplicemente un esercizio di progettazione, o se invece è stata effettivamente un'iniziativa che ha riscosso l'interesse degli utenti. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Prego, consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, io ringrazio il collega che è intervenuto in questa sede. In fase di dibattimento in commissione noi abbiamo appunto ragionato in un'ottica, così come è stata, cioè nell'ottica che è stata rappresentata appunto dal collega Giannone. Necessariamente abbiamo contezza del fatto che la linea metropolitana è quella che ovviamente copre la maggior parte del nostro territorio. Ci sembrava opportuno dare la possibilità da Arco di Travertino appunto di utilizzare una nuova direttrice, e quindi più speditamente dal nostro territorio arrivare sino alle catacombe, e sinceramente il dato che parzialmente ho potuto ascoltare in precedenza, cioè del fatto che poi la linea possa diventare una linea diciamo vuota, quindi pressoché inutile, lo dovremmo poi verificare, quindi magari io mi permetto di fare questo, che è ovviamente un pensiero ad alta voce. Ragioniamo in termini ovviamente di quelle che sono le statistiche e l'utilizzo della linea. Abbiamo sicuramente le statistiche ad oggi, che sono quelle dalle quali si è partiti per proporre questa modifica, ed avremo a breve quelle che saranno le statistiche di utilizzo, quindi le percentuali di utilizzo una volta attuata questa modifica. Siamo sempre pronti ovviamente a ascoltare i cittadini in commissione, quindi a eventualmente rivedere, chiedere magari ecco un prolungamento, quindi questo non è detto che sia necessariamente da vedere in senso di riduzione, proprio perché noi abbiamo ragionato in tutt'altra modalità, per cui massima apertura. Noi ci siamo espressi su questa che ci sembrava una ragionevole possibilità di diciamo così di aumento di utilizzo di questa linea, di un servizio in più per i nostri che potranno andare direttamente appunto alle catacombe, e ripeto, la nostra intenzione è quella di valutare, non siamo chiusi poi nel tempo, eventualmente a tornare a chiedere un eventuale prolungamento. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi?
Non ci sono altri interventi? Passiamo alla fase della dichiarazione di voto. Dichiarazioni? Prego, consigliere. No, è importante capire quello che voleva significare il mio intervento. L'intervento proposto taglia in due parti questa linea, nella parte iniziale e nel piccolo tratto di via Cecilia Metello, per allungare su un percorso che arriva alle catacombe. Ma io non ho detto che la linea è vuota, non diciamo ogni cosa, volta cose che uno non dice. Io dico, la situazione è questa: il bacino d'utenza messa alla fermata di partenza con l'Albani è centrale, baricentrico per tutti. Chi arriva da sud della metro cammina una fermata in più, chi arriva da Ottaviano si ferma con l'Albani. Non capisco perché, per dire di allungare un tratto e raggiungere un punto centrale come San Sebastiano, si debbano fare operare questo taglio. Capisco il tratto finale, ma non posso capire che adesso Tucur percorre via Arco di Travertino, si infila sull'Almone e raggiunge poi nell'Appia. L'utenza sta lì, o sono italiani o saranno turisti, o che saranno, però il punto baricentrico era quello per fare la fermata di partenza del 660. Cioè, del resto non capisco ancora e ribadisco come l'ottavo municipio possa fare una richiesta che cade tutta sul nostro territorio. Qual è la richiesta? Se i cittadini che arrivano alla metro di Circo Massimo vogliono raggiungere questo sito archeologico, possono raggiungerlo con altri mezzi. Attenzione, e allora io lo ripeto, in commissione non ci sono stato, però ho misurato perfettamente, si fa prima l'analisi costi-benefici, cioè il nostro municipio non può rispondere, tu dici arriva una richiesta di un altro municipio e noi sì, va bene. Manteniamo perlomeno il pezzettino su in alto, cioè con l'Albani, perché quelli di Arco di Travertino che non saranno più serviti vanno a con l'Albani, allora ci sto, la linea resta la medesima, viene modificata nel tratto finale e arrivare al sito archeologico, per me arrivare a Cecilia Metelle o davanti alle catacombe e alla basilica, la basilica diventa, cioè, un fatto normale, va bene comunque, però è il tratto iniziale che dico che è importante. Fate bene attenzione, altrimenti realmente si può creare una disparità. Cioè, noi avvaliamo una richiesta che arriva da un altro municipio perché questo tratto finale è nell'ottavo municipio, ma il punto di partenza della linea ricade precisamente in una zona altamente densa dove arriva la metro. State ben attenti a quello che dico e quello che rimarco sia in commissione, e non desidero che venga travisato da, come dire, supposizioni, dice vedremo come fa a vedere. No, bisogna vedere al di là del muro, consigliere, cortesemente. Per tale motivo, ripeto, mi scusi, arrivo, grazie, alla dichiarazione la di voto. Per tale motivo, perché non si guarda mai al di là del muro rispetto alle proposte che abbiamo visto sulla mobilità, io respingo al mittente, quindi non voto questa proposta che veramente non so con quale buono proposito si possa avvallare un taglio che ricade al 90% nel territorio dell'ex nono, dell'attuale settimo municipio. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora, sul fatto se l'autobus sarà pieno o sarà vuoto, ovviamente l'agenzia fa dei calcoli specifici e matematici su questo aspetto e vedremo. Quello che io voglio ancora affermare, dopo poi la presentazione che ho fatto dell'atto, è esattamente questo, cioè quanto ho sentito anche in precedenza da chi mi ha preceduto. La maggiore percentuale di questo intervento ricade proprio nel nostro municipio, considerando che le catacombe di San Sebastiano ogni anno hanno decine di migliaia di turisti che vengono da tutto il mondo e che sono raggiunte
ovviamente dall'area del Circo Massimo, dall'area del Colosseo. Vuol dire, prolungando questa linea fino a lì, che moltissima di questa gente, cioè questi turisti, devono entrare nel nostro municipio portando beneficio economico nel nostro municipio, perché è dal nostro municipio che tramite metro e poi autobus arrivano a Cecilia Metella e alle catacombe di San Sebastiano. Quindi sinceramente io lo vedo con favore. Oltretutto potrebbe rientrare, anche se non l'abbiamo richiesto noi, cioè non è neanche un fatto di ottavo municipio, è un fatto di utilità per il territorio del settimo municipio. Potrebbe rientrare all'interno del contesto dei distretti culturali su cui stiamo lavorando, dove stiamo spingendo i turisti dal centro di Roma a venire anche nel nostro municipio. Quando vengono cioè il nostro municipio, e chiudo Presidente, ha un senso perché c'è una redistribuzione dei flussi. Pensiamo a Quarto Miglio, Statuario, Capannelle, che hanno accanto il Parco degli Acquedotti e non sono distanti dal Parco dell'Appia Antica, dove proprio è San Sebastiano, dove proprio è Cecilia Metella. Pensiamo anche a tutta la linea tuscolana della street art, eccetera. Ha ragione il presidente Giannone, i cittadini del settimo municipio non vanno a fare la spesa alle catacombe di San Sebastiano, oltre ad avere un'utilità locale tra Arco di Travertino e Colli Albani, e questo è mantenuto, ha prettamente una funzione turistica, e per questo noi l'appoggiamo. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Dotti. Sì, penso anch'io che dovevamo nella parte iniziale lasciarlo così come adesso, cioè perché lasciarlo così come adesso è positivo per il nostro, per i nostri quartieri, per il nostro municipio. Invece praticamente noi lo allunghiamo, però facendo soffrire una parte del nostro territorio. Questo non ci trova chiaramente d'accordo. È peggiorativo all'interno del settimo municipio dell'ex nono, perciò voglio dire è in contrasto con quelle che sono le richieste dei cittadini del quartiere, perciò come Forza Italia io voto contro questa richiesta. Grazie, altre dichiarazioni? Prego, consigliere Ciappoli. Buongiorno Presidente, la Lega voterà contraria, ci associamo a quanto detto precedentemente dai colleghi e ricordiamo che oltre all'aspetto turistico noi dobbiamo garantire una vivibilità dei nostri quartieri, quindi non preoccuparci semplicemente, anche se è molto giusto, del turismo, ma preoccuparci di come i cittadini romani che pagano le tasse, che pagano i servizi, vivono. Riteniamo che nessun taglio possa essere fatto al servizio di trasporto pubblico, che già risente di fortissime contrazioni e che quindi oggi avrebbe bisogno di investimenti e non di tagli. Per questo voteremo contrari. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti favorevoli, 6 contrari e nessuno astenuto, l'atto si intende approvato. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori, mozione avente ad oggetto istituzione centro sociale anziani via Siderno, viale Appio Claudio. Il relatore consigliere Principato Antonio richiede, ai sensi dell'articolo 61,2 del vigente regolamento, l'estensione a 30 minuti. Grazie. Prego, consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, vorrei innanzitutto comunicare che l'Ufficio Consiglio
considerato la discussione di questo atto, ha inoltrato un invito al comitato di quartiere, ai cittadini del quartiere statuario Capannelle, che alcuni di loro vedo presenti poi effettivamente in aula, quindi li ringrazio per aver partecipato. Allora, oggi noi presentiamo quest'atto per avviare l'iter di costituzione appunto di un nuovo centro sociale anziani all'interno del polifunzionale di Via Siderno. Si tratta di un'opera aggiuntiva di un intervento privato derivante da una convenzione e realizzato appunto quale opera aggiuntiva dalle suore Vulgo, Bigge e Elisabettine. Le suore hanno realizzato tutte le opere a scomputo comprese negli oneri ordinari e hanno versato inoltre degli oneri aggiuntivi per la realizzazione di questa struttura a servizio dei cittadini, che al momento risulta completata. Il patrimonio, recepita dal PAU la documentazione necessaria, girerà l'immobile nella disponibilità municipale. L'edificazione di questa struttura è stata seguita dall'inizio e i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni del Genio Civile in materia di antisismica. Quindi diciamo, questa struttura corrisponde a tutte le normative di sicurezza vigenti. Si tratta indicativamente di una superficie interna di 500 metri quadri e con un impianto di riscaldamento appunto a pavimento secondo le ultime tecnologie. Questo garantisce poi un forte risparmio energetico. Internamente ci saranno probabilmente 7 stanze più servizi. La struttura è dotata inoltre di un parcheggio da 700 metri quadri sotterraneo. Per le finalità del centro, intendo il centro polifunzionale, quindi l'interezza della struttura, al netto della parte dedicata al centro anziani, sul resto avverrà una sperimentazione concordata con una consultazione del territorio. All'interno della struttura esiste inoltre un bocciofilo, è già stato realizzato un parco giochi per i bimbi e probabilmente verrà realizzata anche una pista da ballo. Sarà praticamente la nostra seconda casa di quartiere, dopo quella realizzata ad Osteria del Curato. Ci sarà quindi una gestione diretta da parte del municipio. Gli spazi saranno resi disponibili a tutta la cittadinanza e a più realtà del territorio, senza nessuna preferenza a singole associazioni. Quindi sarà uno spazio aperto a tutti i cittadini. Si tratta di un'opera aggiuntiva, dicevo, derivante da un PPU, un progetto di pubblica utilità, al momento l'unico su Roma che mi risulti sia andato in porto. Le opere a scomputo previste sono state il parco giochi, le linee fognarie, le strade e il parcheggio, già tutte realizzate. Stiamo parlando all'incirca di un'opera del valore intorno ai 2 milioni di euro. Adesso procederei alla lettura dell'atto, della mozione, dal titolo Istituzione Centro Sociale Anziani, Via Siderno, Viale Appio Claudio. Premesso che ai sensi dell'articolo 62,1 lettera M del regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 dell'8 febbraio 99, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 30 del 24 gennaio 2001 e con deliberazione del Consiglio Comunale numero 201 dell'11 dicembre 2006, il municipio è competente, tra l'altro, in materia di istituzione e gestione dei centri sociali per gli anziani. Premesso che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 28 del 13 dicembre 2010 è stato approvato il nuovo regolamento dei centri sociali anziani, premesso che in linea con i dati cittadini nel municipio 7 si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione e ad un allungamento della vita, con una sempre più rilevante compagine di ultra novantenni, il numero assoluto di ultra 65enni è il più alto in area romana.
Il municipio Roma 7 risulta statisticamente il municipio più popoloso della città, con 306.837 abitanti, con il più alto numero, dicevo, di ultra 65enni, con reddito basso e un indice di vecchiaia di 184. Pertanto si palesa la necessità di attivare altri centri sociali anziani da collocare in idonee strutture. Questi dati che sto citando vengono dal nostro segretariato sociale, quindi sono dei dati ufficiali raccolti attraverso gli uffici. Premesso che nella zona statuaria un numero consistente di utenti ha richiesto una sede idonea ad ospitare un nuovo centro sociale anziani, premesso che la richiesta scaturisce da una forte esigenza di aggregazione e socializzazione del territorio, considerato che è in fase di collaudo e acquisizione al patrimonio il centro polifunzionale sito in via Siderno 1-3, opera aggiuntiva di un progetto urbanistico insistente nella zona, considerato che il desiderio di questa amministrazione è soddisfare la domanda di aggregazione e socializzazione del territorio tra le varie fasce generazionali. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio impegna la Presidente e la Giunta di dare mandato agli uffici di avviare le procedure utili all'apertura di un nuovo centro sociale anziani, per il quale si chiede di dedicare allo scopo una parte della struttura ubicata appunto in via Siderno 1-3, dedicata quale luogo di incontro e socializzazione per lo svolgimento di attività ricreative, ludiche, culturali e sportive. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ci sono interventi? Nessuno intervento? Ah, prego consigliere. No. Sbaglio? Che ho visto con la manina? No. Non ci sono interventi. Il consigliere principato intende fare l'intervento di chiusura? No. Perfetto. Passiamo alla dichiarazione di voto. Prego consigliere Toti. Saluto il comitato di quartiere che ho visto presente a questo nostro consiglio. È una battaglia che ha fatto il comitato di quartiere, ma hanno fatto i singoli cittadini, gli anziani del territorio che purtroppo stavano in una struttura provvisoria che ha prodotto anche molta sofferenza agli anziani che ne facevano parte. Finalmente, io dico finalmente, siamo riusciti a dare una sede agli anziani della zona di Statuario Capannelle. Come ricordava il Presidente della Commissione, sì, la popolazione del nostro municipio è intorno a 300.000 abitanti. Se noi pensiamo che il 30% è anziano, noi capiamo che abbiamo una popolazione di 100.000 anziani che assolutamente ha bisogno di centri sociali dove potersi vedere, incontrare, fare attività di tutti i tipi, come fanno regolarmente tutti i centri anziani del nostro municipio. Perciò auguri a questo nuovo centro, che io spero si apra a brevissimo e si possano così eleggere il comitato di gestione, il presidente, e finalmente, come ho detto, anche Statuario Capannelle e gli anziani di Statuario Capannelle avranno la possibilità di avere un loro centro. Perciò tanti tanti auguri. Grazie consigliere, altri interventi? O meglio, dichiarazione di voto, prego. Intanto è un atto che ci riempie di gioia, perché assegneremo una sede idonea, e questa è la cosa importante, perché quello che abbiamo vissuto negli anni, da quando poi qualcuno di noi, insomma io da quando sono entrata, che assista all'annoso problema del centro anziani, perché insomma c'era forse prima una sede, ma il problema era una sede non idonea. Non idonea significa che noi abbiamo vissuto distacchi di corrente, abbiamo vissuto impossibilità di accedere ai bagni, incendi, una situazione indecorosa. Io credo che oggi sia una vittoria per tutto il municipio, perché siamo riusciti a risolvere in parte, dico in parte perché poi abbiamo tutta l'altra metà da risolvere, che è il centro civico
di via Polia, che non possiamo abbandonare così, ma abbiamo la possibilità oggi di festeggiare tutti insieme. Credo che oggi, sento dire, un centro per gli anziani, quella sarà una sede per gli anziani, ma io mi auguro, e lo dico con tutto il cuore, ringrazio il comitato di quartiere presente, il centro anziani, che diciamo non era, era mezzo ufficiale, ufficioso, però c'è sempre stato e ha continuato questa battaglia, perché effettivamente possa essere uno spazio aggregativo, sì, per gli anziani, ma che possa essere intergenerazionale e anche per tante associazioni, perché è un quartiere che ha bisogno un po' di ritrovare la serenità e la voglia di stare insieme. Ci sono molte feste di quartiere, c'è volontà di stare insieme. È un momento questo per dire: abbiamo risolto un piccolo problema e da qui possiamo partire per ricostruire un tessuto sociale che forse abbiamo visto ogni tanto uno contro l'altro, e non è mai una bella cosa. Quindi complimenti per questa iniziativa, l'appoggiamo, sapete e sanno anche i consiglieri dall'altra parte quanto ci siamo battuti per avere una sede idonea, e quindi voteremo favorevolmente e con piacere. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, anche essendo arrivato in ritardo, ci teniamo noi come Fratelli d'Italia a dare il nostro voto favorevole, ovviamente, ma anche perché questo atto è, diciamo, la fine di un percorso in un quartiere, in un quadrante che ha visto in diversi anni avere notevoli problemi e ne ha tuttora, e quindi questo potrebbe essere, anzi se si raffigura come in una piccola, voglio dire, ricompensa, una piccola soddisfazione per un quadrante che ha dato e sta dando molto come ovviamente supporto cittadino, come iniziative, come anche come proposizione rispetto alle attività che questo municipio, diciamo, cerca di fare giornalmente. E quando dico in senso positivo, perché chi lo rappresenta, comunque sia il comitato di quartiere, gli anziani, il centro anziani, la parte ovviamente di rappresentanza, si pone continuamente in modo non pretestuoso, ma cerca sempre di analizzare, cerca sempre di mettere davanti il bene collettivo. Quando si parlava ovviamente di via Polia, da tempo si diceva, io ho sempre detto, un bene di tutti a vantaggio di pochi. Oggi non abbiamo risolto quel problema, ovviamente, però possiamo, immagino tra poco tempo, poter comunque dare una notizia positiva, un passaggio positivo nel dire alla terza età di poter avere finalmente una sede idonea, per poter dire al comitato di quartiere di avere uno spazio dove potersi incontrare e comunque fare le proprie attività. Quindi non si può non essere d'accordo, non si può non essere a favore, però ci tenevo in poco tempo, in questa dichiarazione, a poter comunque mettere in evidenza questi momenti, perché poi sono quelli che danno un senso a tutto questo risultato. Quindi ci si arriva perché dietro c'è stato un lavoro, c'è stata una fatica, c'è stata una voglia tangente per poter comunque arrivare anche a questo risultato. Fratelli d'Italia vota favorevolmente a quest'atto. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliera Bisotti. Grazie Presidente. Il Partito Democratico voterà favorevole, perché un po' come hanno anticipato i colleghi
prima di me, anche noi notiamo in questo atto, che ancora non la metterei come una vittoria, ma sicuramente è un tassello importante per avviare il procedimento e la procedura di istituzione di un centro anziani in una struttura che si sta acquisendo al patrimonio e quindi che ha visto, però questo va riconosciuto a questa amministrazione, un'attenzione particolare nel centro polifunzionale che, come è stato giustamente esplicitato all'interno dell'atto, è in una fase di collaudo ed acquisizione, e perché dall'altra parte va sicuramente a riconoscere il lavoro che nel corso degli anni, ricordo che arrivò forse, se non sbaglio, nel 2015 una lettera con tantissime firme di anziani che richiedevano, appunto, quando arriverà quella struttura, di poter essere ospitati all'interno del centro di via Siderno. Quindi questo mi sembra, una volta che siamo alla fine e si è ultimato il percorso del centro, è ovvio che lì dentro gli anziani troveranno, ma non solo, mi viene da dire, il quartiere, vista anche la presenza del comitato che è qui oggi in aula, la presenza di una rappresentanza del quartiere di statuario. Quindi per queste ragioni non possiamo che essere favorevoli e appoggiare questa mozione che oggi ci viene presentata in consiglio. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, niente, io vorrei dire che mentre gli altri assistevano per anni, noi siamo andati avanti e in poco tempo abbiamo cercato di raggiungere la meta. A chi diceva questa è la fine, per noi invece è l'inizio, ma senza nessuna polemica, nel senso che l'inizio di un percorso partecipato è l'inizio di un percorso partecipato con la cittadinanza, che si svilupperà nel tempo, e è proprio con la cittadinanza quella alla quale noi dobbiamo rispondere sempre e rendere conto, che continueremo a dialogare e ad interloquire. Ribadisco che mi fa molto piacere che siano presenti sia dei cittadini che si sono occupati della gestione del, chiamiamolo, centro anziani, ufficialmente non lo è, però di fatto hanno offerto gratuitamente la propria disponibilità per accogliere e per gestire, diciamo, delle persone anziane all'interno del quartiere. Questo è un percorso che parte da noi, ci tengo a sottolinearlo, perché in tutti questi anni non è mai stato portato avanti. Ed è un percorso, non credo di averlo specificato bene prima nella fase dell'intervento, con un'opera che non ha un costo per l'amministrazione, ma è un'opera donata dalle suore che dicevo prima, oltre oneri a tutto il territorio. Quindi questo ci tengo a precisarlo. Quindi, ripeto, seguiremo il percorso con attenzione, avremo anche l'assistenza del Presidente Rinaldi della Commissione Lavori Pubblici e degli assessori di riferimento, e siamo sempre aperti e disponibili a dialogare con il Comitato di Quartiere, con i singoli cittadini che hanno necessità di chiedere informazioni e dettagli, e ovviamente anche con il gruppo che si è occupato di gestire la parte del cosiddetto centro anziani. Siamo assolutamente soddisfatti del nostro risultato, ci tengo a ribadirlo, e ci fa piacere che alla fine di tutto ciò anche le opposizioni abbiano deciso, mi fa molto piacere, abbiano deciso di come dire, appoggiare questa nostra iniziativa. Ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. La ringrazio Presidente. Grazie a lei. Bene, passiamo alla fase della votazione. Favorevoli? Vabbè, devo dire contrari, astenuti, vi prego consiglieri, grazie.
Con 18 voti favorevoli, consiglieri, grazie. Con 18 voti favorevoli, l'atto si intende approvato all'unanimità. Cortesemente, si intendono approvati i verbali numero 11 e 12 relativi rispettivamente alle sedute del Consiglio del Municipio dell'11 e del 16 aprile del 2019, numero 13 e 14 relativi rispettivamente alle sedute del Consiglio del Municipio del 2 e del 7 maggio del 2019. C'è un cittadino che vorrebbe intervenire, chiudiamo la seduta alle ore... 9:56. Alle ore 9:56 e prego la parola al cittadino. Grazie. Buongiorno a tutti, volevo ovviamente ringraziare perché è un voto plebiscitario, quindi volevo ringraziare ovviamente tutti i consiglieri, la giunta e la presidente. Ed è evidente che c'è però un lavoro che si è svolto nell'ultimo anno che è stato di definizione di tutta questa pratica. Non va scordato, lo dico nella qualità di presidente del comitato di quartiere e cito ovviamente anche gli altri. Mi scusi, autorizza le riprese? Assolutamente sì. Ok, grazie. Prego. Non ho problemi. E, oltre a me ovviamente la qualità di presidente, in aula c'è il vicepresidente Ubaldo Baldini e Emanuela Rella, segretario tesoriere, e c'è il gruppo del centro anziani con Maurizio Pellegrini, Spacci eccetera eccetera. Volevo ringraziarvi dicendo per l'appunto che c'era stato un blocco di tutta questa situazione con quella, non voglio creare ovviamente elementi di spaccatura o di altra natura, ma ci fu una variante in corso d'opera che bloccò per molti anni questa situazione, con degli elementi di forte disturbo urbanistico, con degli elementi di personaggi inidonei a parlare e a dissertare sull'urbanistica, citando diverse questioni che non erano sicuramente attinenti e creando quindi elementi di disturbo che avrebbero portato comunque a non realizzare quanto avvenuto. Sono molto contento per l'intervento di Antonio, scusami se ti do del tuo, perché ha citato ovviamente il valore economico di queste opere, che è di molto superiore a quello che era stato preventivato. Questo è fondamentale perché finalmente in un'area che ha da piano regolatore un quadrante da piano regolatore che ha diverse destinazioni d'uso a servizi, per la prima volta, e lo cito in maniera chiara ed inequivocabile, dal 1942 è la seconda che si realizza una convenzione / atto d'obbligo. Sono due quelle realizzate, ve ne sono ancora altre 5 da realizzare e voglio ancora scoprire chi ha preso in carico quei terreni, chi non ha realizzato le opere a scomputo, dove sono finite, e l'ultima ovviamente è il vulnus per eccellenza, è quella di Via Polia. Ma statene certi che insieme a voi faremo anche questo, ne sono convinto, perché le amministrazioni che sanno lavorare, le amministrazioni oneste, disponibili a parlare con i cittadini, in grado di poter realizzare effettivamente, non a parole, quello che viene detto, avranno sempre il nostro appoggio. Quindi vi ringrazio tutti quanti per quanto votato e per quanto realizzato e vi aspettiamo tutti quanti a Statuario, in primis ovviamente voi che avete dato la possibilità di realizzarlo come amministrazione. Quindi vi ringrazio a nome di tutti i cittadini di Statuario e Capannelle.